Progetto NUSES GSSI, missione nello spazio. Una delle cose che vogliamo studiare come argomento di ricerca è la possibilità di rivelare dei segnali precursori di terremoti, di segnali sismici. Le rocce sono sempre un po' piezoelettriche, per cui possono comprimersi prima di un sisma e rilasciare delle onde elettromagnetiche. Quindi questi sensori così sensibili potrebbero vedere questi segnali e poter magari individuare il punto da cui questo viene emesso. È naturalmente una ricerca che è giovane. Progetto NUSES, seconda missione, studiare i neutrini astrofisici e i buchi neri. Si può anche usare l'atmosfera stessa per cercare di captare i neutrini e scoprire tutti i loro segreti. Questo è uno delle missioni del progetto NUSES. Ma esistono questi buchi neri effettivamente? Esistono. Lo sappiamo, li abbiamo ascoltati, oltre che visti, ascoltati recentemente con le onde gravitazionali. I buchi neri vengono prodotti, cioè una grande massa riesce a trovarsi in un volume molto piccolo, a essere così concentrata, quando le stelle collassano al termine della loro esistenza. In quel caso lì, una stella collassa perché la radiazione che emette si spegne, perché diciamo, la fusione termonucleare perde efficienza col tempo e a un certo punto smette proprio, tutta la massa quindi sotto la forza della gravità si trova a essere molto concentrata. Ecco, lì si possono creare dei buchi neri. I buchi neri che abbiamo descritto, come ho detto, si creano quando la materia collassa alla fine dell'esistenza della stella. La stella è fatta di protoni, neutroni, elettroni, cioè la materia ordinaria che noi conosciamo. Ma quali sono le particelle elementari che compongono la materia che noi riusciamo a vedere? I protoni sono fatti di quark, quelli sono elementari, e neutroni anche. Poi ci sono gli elettroni, i muoni e i tau, cioè le particelle cosiddette della famiglia che è la stessa degli elettroni, ma poi c'è una terza famiglia, quella dei neutrini. Questa famiglia è la più affascinante di tutte. I neutrini sono particelle molto leggere, neutre elettricamente, sono difficilissimi da catturare e sappiamo da relativamente pochi anni che si trasformano l'uno nell'altro. Progetto NUSES, i vantaggi per la città dell'Aquila. Il vantaggio di questo progetto all'Aquila, da un lato, diciamo, lo studio delle astroparticelle all'Aquila è una tradizione per il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, dall'altro l'Aquila è una città che soffre, ha sofferto sempre, sta soffrendo adesso anche delle conseguenze di un grave terremoto, quindi studiare anche questa cosa è interessante, ci muove al di là anche del cervello, ci muove anche il cuore.